Bella a tutti ragazzi, qui è Bazzo che vi parla e oggi siamo su un nuovo video di Diablo 3. Allora, lo so che ci troviamo in una parte diversa dall'altra volta, ma questo è tutto perché praticamente avendo cambiato computer sì dei salvataggi del gioco, ma non tutti. Ho sentito di Deck Arcane. Non so cosa dire, mi spiace molto. Cosa c'è? Trova la corte del maniero. Ok, non dobbiamo andare qua. Ok. Io ho preso il libro, no? Boh. Fidatevi. Io avevo preso il libro. Sai cosa mi manca dal tempo? Vabbè, alziamo un po' il volume perché io non sento niente. Ok, ho messo a posto il mio microfono. Perché... Allora, dobbiamo andare al ponte delle terre alte. Adesso mi ricordo perché ero tornato indietro. Mannaggia al diamine. Allora, vai. Ok, vai. Vai. Qua. Spara. Ok, perfetto. Sono morti tutti. Non c'è niente, possiamo procedere. Allora qua in teoria non ci dovrebbe essere niente, giusto? Esatto. L'unico problema è che questa terra è esattamente piena di tutto. Cioè c'è sta tizia qua, antro della regina Raenele. Sembra che non siamo soli. Ma sì, l'ho già, questa qua l'ho già sconfitta io in tempo in sarà. Perché mannaggia te al diamine, l'estofante del porco diamine, devi sempre spaccare le cose. Spacca tutto. Poi continua a parlare. Sembra che non siamo soli qui. Che te, personaggio principale, stai calmo però, eh. Oh Gesù! Cos'è sta roba? Era quella. Ah! Carmaglia! È una carmaglia! Anello rettile? No. Io c'ho il mio. Il mio è potente, boh, che cavolo ne so. La mano oscura della marmaglia, dai, corri. Oh mamma mia, che cos'è tutta sta roba? Via. E che fate voi qua? Levatevi dalle scatole, due. Se odio non basta. Scappa! Bisogno di più odio per farlo. È passato quel toro là? No, mi sembra brutto. Allontanati. Preso un botto di oro. Ma dobbiamo svegliarci perché queste terre mi sembrano brutte e ostili. Il mio odio è insufficiente. Allora, no, stai fermo. Mannaggia la miseria. Ok. Tu che è barbalbero. Sì, c'è barbalbero che ti gira sulle piante velenose.
Si danno veleno, poi fanno sempre le altre piante, quella roba lì. Questo è l'olio, se non lo sapete, è questa la disciplina. Allora, noi facciamo così. Esploriamo tutto, tutto, io dico tutto. Sono già passati 5 minuti. Cosa? Ah, non so se magari voi non avete visto il primo episodio, ma Diablo 3, quando appunto gioco, non... come si dice? Non taglierò, non farò tagli, perché sennò si va ad influire su un gioco molto bello che mi piace tantissimo, che è Diablo 3, e si va a influire sempre sulla sua trama. Tamburo degli uomini capra. Andiamo bene. Mancavano anche gli uomini capra. Ah, scappa! Tu che sei? Alabarda a te! E che vuoi? No, scappa! Brutti, com'è che si chiamano sti qua? Guerriero Spuno del clan della luna del... Entra! Ok, scusate se non sto parlando tanto, ma... Ma è perché devo tenere sotto controllo la vita, perché sennò muoio malamente. Vedete? Stavo per morire malamente. Mannaggia il diamine. Oppure c'è quello. Non vado ad approfondire dove siete. No, vabbè. Andiamo a visitare sto coso che sembra abbastanza breve. Ci passeremo tutto l'episodio, ci scommetto. Anche tu sei di nuovo qua! Oh no, un altro di quei tuoi amici lì che creano sfere dell'onda, creano onde energetiche strane. Tu chi sei? Tu non puoi vivere! Magici no, questi che ho indosso sono meglio. Torino, se schiacci tipo I e poi lo rischiacci. Va via. Allora. Mamma mia, che spavento che mi ha fatto bene l'infarto! Te il tuo diamine! Va bene, siete troppi. Tieni la mano sulla Q per uccidere tutti nel caso ti servisse. Tanto io ho l'abilità quella che salta indietro lasciando delle bombe oscure sulla gente brutta e cattiva. Vai, spara un po' di odio, spara le fucile odiate. Suona malissimo quelle frecce, quelle là odiate, però ve lo giuro, è un gioco bellissimo. Se avete l'opportunità di comprarlo, compratelo. Non vi dico di comprare l'espansione perché costa tantissimo, però fidatevi che è bello. Al massimo compratevi il gioco, poi vedete se vi piace e comprate a quel punto anche l'espansione se proprio vi piace. Invece io ho fatto proprio il contrario, ho comprato prima l'espansione poi ho comprato il gioco. Il problema è che l'espansione senza gioco non funzionava. Allora, questi sono protetti in poche parole da quello là verde. Quello là verde rilascia anche del fantasticissimo veleno che
quale la mia vita sale molto. Più velocemente. Vedete che questo qua, quello con la scritta dorata, quello lì, è il Neron Dream del luminoso schermo. Vi intossica tutti e siete morti. Ok, scusate se è un po' stranino da vedere questa cosa, perché per chi non è abituato all'ambiente è una cosa un po' stranina da vedere, lo so. Scappa, 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 scappa. Cioè mi ha tolto 50 trilioni di vita in un secondo. Per fortuna che ora le boccette della vita, quelle che vedete in basso col tasto Q, in seguito a un aggiornamento non costano neanche più l'oro. Invece una volta te le dovevi comprare. No, 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 no. Cosa avete capito? Se sto a morire qua, eh. Oh, oh, ma che oh! No, 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 troppa gente, troppa gente. Fatevi dalle scatole. E dai. La mostri qua. E sì, adesso arriva il tuo capo là. Mi fa il veleno giù lì. Sì, sì, le emorragie mi fa venire. A morte è il tuo danno di un danno. Capito, ma... Sfortunato. Voi ricevete più danno. Vi ricordo che voi avete il simbolo della morte. State per morire. Uno e due. Praticamente vi dico, adesso vi faccio vedere appena sconfiggo sto ragno. Uno scontro coi fiocchi. Ora il bottino. No, a te non ti do niente, cosa credi? Praticamente quando il bersaglio muore il marchio mortale si diffonde agli altri. E praticamente questo marchio è come appunto un marchio, segnala la persona che deve subire più danni in assoluto. Per questo episodio è tutto. E ci vediamo alla prossima con un altro episodio. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, non vi piace, se vi piace questo tipo qua di webcam con il green screen. E ciao!